riuscito a onorare tale missione nel nome dello sport. Sì, possiamo parlare di una vera e propria missione morale ed etica, il cui scopo principale è l'insegnamento dei valori dello sport, tralasciando e anzi contestando e condannando comportamenti e azioni, ma anche parole e dimostrazioni che esulano dallo sport puro, che si mascherano da tifo o sostegno estremo, ma che in realtà sono l'opposto del giusto e del bene. Il vivere uno sport, a qualsiasi livello lo si segua o pratichi, implica un amore e una passione che vanno oltre le vittorie e le sconfitte, oltre ogni differenza e diversità, per ritrovarsi tutti uniti in un'unica fede. I campioni del calcio non sono solo coloro che riescono a portare trofei e medaglie alla propria squadra, ma chi con i propri principi riesce a insegnare qualcosa che possa aiutare a crescere, per stare in modo che tutto il marcio che c'è nel calcio venga estirpato definitivamente, c'è bisogno di un passo alla volta. E noi, cominciando dal nostro piccolo, possiamo certamente fare e dare tanto. Vi ringrazio quindi per aver deciso di mettere a disposizione un po' del vostro tempo, partecipando al nostro evento, un'iniziativa che mi auguro provi sempre maggiori riscontri e successi. Vi ringrazio e auguro un buon proseguimento di serata a tutti. Inoltre, adesso elenchiamo gli 8 premiati. Zeman per il fair play alla carriera. Lago di Rin. Stringara, Cardin, Traoré. Di Bari Giuseppe, per play alla carriera. Gringoli Francesco, per play in torneo di calcio indoor Sant'Agata di Puglia. Domenico Di Napoli, poeta e supporter ideale. Questi sono gli 8 premi. Passo la parola al segretario Lucio Massimo. Grazie. In questa prima immagine c'è il primo presidente del Paladron di Foggia. Il Paladron di Foggia nasce nel 1957 e così lui è inginocchiato tra due figli dei fondatori, cioè a sinistra c'è Ernesto Iannibelli, figlio del giudice Vincenzo Iannibelli, che qualcuno può ricordare. Quello a destra è il figlio maggiore del primo presidente, cioè in pratica sono io, insomma, per questo ho trovato questa immagine. Però diciamo che ci sta, un po' di storia. Allora, questa qui invece è una foto che ha fatto tanto discutere, no? Qui siamo sui Pirenei, credo, Lorenzo da me, tu che sei un appassionato. Sui Pirenei ci sono quelle jeep a seguito e ci sono due campionissimi. Siamo alla fine degli anni 40, qualcuno se mi aiuta, se essere più preciso, direi Tour del 48. Allora qui chi è che prende la borraccia, o meglio, chi dà la borraccia all'altro? Io dico, non è importante, io ho scelto chi la dà, però è uno dei gesti di fair play che sono entrati nella storia, perché voi capite bene, due in fuga al Tour, uno all'acqua, l'altro non ce l'ha. I Pirenei sono spietati anche perché all'acqua, chi non ha acqua è fregato, quindi chi la dà all'altro merita, e io voterei a Gino Bartali questo premio, perché secondo me Gino Bartali che dà la borraccia a Coppi. Sì. Ma credo che Coppi non l'abbia mai chiarito completamente. Vabbè, poi Francesco Gringoli, che è giovane, come due
giocatori allievi del Foggia prestati alla Berretti, poi se hanno curiosità se lo vanno a studiare. Certo. Se racconto la biografia di Coppi e di Bartali, ci vogliono tre serate. Vado avanti. Allora, oh, questo qui, qualche giorno fa, abbiamo rivisto in televisione la storia di questo fornaretto castigiano, questo italiano che si presenta alla Maratona di Londra nel 1908 e che, al di là di tutti i pronostici, lui era il più piccoletto del gruppo, a un certo punto stacca tutti, però a pochi metri dal traguardo comincia a barcollare. Allora cosa accade qui? Ci sono due giudici che si avvicinano, uno lo incoraggia, che cosa fa la giuria? Squalifica il maratoneta italiano Dorando Pietri perché ha usato dei metri scorretti per vincere la gara. Dorando Pietri si offende molto per questa storia, infatti lui sostiene: io sono stato sostenuto, non aiutato, non spinto. E quasi, diciamo, stava andando via da Londra, offeso, quando la regina d'Inghilterra, Isabella IX, regina d'Inghilterra, lo convoca, fa fare una coppa per lui, gliela consegna in questa istantanea, e gli dice: per noi inglesi, il vincitore morale è lei, ci auguriamo che in futuro possa dimostrare di essere il più bravo, e lui le risponde: ci corre con le gambe, non con la carta bollata, io non correrò più alle Olimpiadi. La regina un po' si dispiace, comunque Dorando Pietri porta a casa questa coppa di cui rimarrà sempre orgoglioso. Oddio, Dorando Pietri poi, per chi ha potuto vedere il film, continuerà a correre ma farà delle corse negli Stati Uniti. Ecco, chi ha vinto quella maratona si chiamava Hayes, era un americano. Nessuno ricorda però chi è il vincitore, tutti ricordano Dorando Pietri. Allora, è inutile che io ve lo presenti. Zeman è una delle persone che stasera, a cui abbiamo voluto dedicare una targa. Ovviamente i nostri riconoscimenti sono simbolici, no? Cioè, noi scegliamo qualcuno, ma facendo torto a tutti gli altri che lo meritano, perché però qualcuno bisogna sceglierlo, perché non si possono fare 300 targhe. Perché abbiamo scelto Zeman? Zeman lo abbiamo scelto perché col suo modo di giocare, di far giocare le sue squadre, è esattamente, diciamo, l'esempio di come bisognerebbe fare per lei in campo calcistico. Cioè, qui c'è qualche giocatore in sala che ha giocato con Zeman, quindi forse potrebbero dirlo meglio di me. Però, cioè, sicuramente potrebbero dirlo meglio di me. Ma a me piace dire che un allenatore che dice alla sua squadra, in vantaggio di 2-3 gol, continuate a giocare come se dovessimo fare il gol della vittoria, rischia di prenderne 4 voi. Però sicuramente non fa ostruzionismo, sicuramente non fa perdite di tempo. Sicuramente ogni qualvolta accade qualche episodio non proprio elegante in campo, Zeman è pronto a stigmatizzarlo, che appartenga alla propria squadra, a quella avversaria. Non ho mai sentito Zeman cercare scuse per una sconfitta meritata. Zeman, voglio dire, rappresenta per noi un esempio di come si fa fair play nello sport. A lui piacciono tanti sport, ha avuto fortuna nel calcio. C'è una scuola a parlare di fair play, di sport, i valori del scusatemi se lo dico ogni tanto, i valori dello sport sono poi i valori della vita. Cioè, sembra un'esagerazione questa, però come fai a imparare nella vita a sopportare le delusioni? Se non c'è stato uno sportivo praticante, lo sportivo praticante ogni tanto ha l'occasione di vincere, quasi sempre, la maggior parte delle gare le perde, tranne rarissimi casi. Allora bisogna fare buon viso. Secondo me anche dipende molto dal comune, dalla città, e da questo punto di vista penso che noi siamo molto molto indietro rispetto a altre realtà. Questo per quanto riguarda il calcio, poi non so se anche nelle altre discipline sia la stessa cosa. Ma nel calcio si soffre, continuiamo. Si soffre molto e
non aiuta, perché poi si vede i giovani, secondo me, non hanno questo di riferimento, non ha senso attività sportive, impianti sportivi, allora questi giovani, non so, come crescono, cioè, bisogna fare un discorso generale. Mentre Carpin, Stringara e Traoré per la stagione 2011-2012, Agolin lo riceve per la stagione 2010-2011. A che cosa mi riferisco? Vabbè, al di là del personaggio, che chi lo conosce, è stato l'anno scorso a Foggia e una prima parte di quest'anno, è una persona che mette buon umore nello spogliatoio, è una persona che va d'accordo con tutti, è una persona che anche in campo si comporta con estrema correttezza. Un giorno, in occasione di una partita che si è svolta allo Zaccheria l'anno scorso, Zeman allenatore, terminata 2-2, Gigetto, vero? 2-2 con il Gela, Agolin va sui giornali, quando vado sui giornali mi riferisco per esempio alla Gazzetta dello Sport, pagina nazionale, che vergogna il Foggia di Zeman. Zeman che fa il professore di fair play, fa queste porcherie. E allora, come le fa? Tramite Agolin. Che cosa è accaduto? Io ora non vi racconterò tutta la partita. Allora, Agolin è tacciato in quella occasione di avere fatto un gesto scorretto, in seguito al quale la partita che Foggia stava perdendo viene recuperata da Foggia, l'azione termina con un gol. Allora, poiché è troppo tecnica la cosa, quindi io non vorrei approfondire, però se Santigliano ne ha voglia, insomma, o c'è qualcuno che ha piacere, lo possiamo fare. Per me ha godito in quell'occasione, è stato correttissimo. Che ora gioca nella Dina e che avevo invitato, mi aveva detto che ci veniva con piacere a Foggia a prendere questo premio. Lui è rimasto molto attaccato a Foggia. Dice, però mi devi fare autorizzare da Latina Calcio, non posso la sera venire a Foggia e poi il giorno dopo tornare ad allenarmi. Allora parlo con Latina Calcio, guardi, va bene, non c'è problema. Ma la storia piace, che vuoi discutere? Torna, ma io comunque mi dirò così. Il Napoli è un signore che praticamente imperversa sui siti tipo Calciomania, Fede Rossonera e anche su quello, quel sito ufficiale di Mister Zeman. Qual è il suo mestiere in questi siti? Scrive poesie. Allora, lui, a parte che ha scritto una poesia anche a Bonacina, non so come ha fatto a sentirsi ispirato dalla tristezza di Bonacina, perché lui non sorride, non so, vabbè, comunque, era all'inizio Bonacina, quindi ben augurante il Di Napoli ha fatto la poesia anche a Bonacina. Ma, non so se vorrà recitare qualcosa, ma soprattutto, a parte il poeta sul web, lui è uno di quei tifosi di una squadra di calcio. Io lo chiamo il tifoso ideale. Che cosa fa? Lui è foggiano perché è nato a Foggia, ma vive a Benevento. Allora che cosa fa? C'ha l'abbonamento del Foggia, ogni tanto lo segue fuori casa, l'ultima mi pare a Reggio Emilia. Prende questo treno quando il Foggia gioca in gas, arriva a vedere la partita. Certe volte lui è un abbonato della Gradinata. Domenica era arrabbiato perché è stato mandato in tribuna, perché la Gradinata è stata chiusa, e ha trovato che il settore della tribuna pieno di deiezioni di piccioni, e si è innervosito, ha detto, ma che è? E insomma, ditemelo prima che passo a pulire la sedia, insomma, queste cose non vanno bene. Io gli ho consigliato, cambia posto, vieni giù che i piccioni non ce la fanno a colpire il sottotribuno. Detto questo, ho scoperto una chicca. Allora, in Napoli, quando ce l'ha con l'arbitro, non dice nulla. Quando ce l'ha con l'avversario fa al massimo il gesto dell'ombrello. Quando il Foggia segna non lo puoi trattenere. Allora io ho scoperto qui, con l'aiuto di un amico, che di Napoli è stato anche un calciatore non male. E vi faccio vedere qualche immagine di Napoli giovane calciatore. Lui giocava nel Vicenza.
ovviamente non nel 1902, nel 1902 è la data in cui è nato il sindacato. Lui giocava in Vicenza in compagnia di questo signore, che insomma credo che tutti riconoscono, Luis de Menezes, detto Vinicio, Orione come soprannome. Ed eccolo di Napoli. Questo è di Napoli, è un po' più goffo, però insomma, che grinta. E quindi Napoli in assoluto fair play mi controlla il suo portiere, che ha preso un autorete, e di Napoli dice, ma guarda, ne possono capitare anche due, oh, non fate così. Non piove il suo aereo, una varia, muore tutto l'equipaggio. Ultima azione di guerra, marzo 45. Gli eredi Petruzzelli, perché vi ho presentato Petruzzelli? Perché gli eredi Petruzzelli, e questo riguarda anche quei due giovanotti della squadra di Codispoti, gli eredi Petruzzelli hanno per quest'anno da consegnare a Natale, hanno intitolato una borsa di studio in denaro per uno studente atleta lavoratore non superiore ai 23 anni. Allora io devo dirlo, perché poi qui accettiamo, ovviamente ha affidato a Panathlon l'incarico al consiglio direttivo del Panathlon di scegliere tra le segnalazioni quella che riterrà opportuna per la consegna di questa borsa di studio. Allora, perché la faremo a Natale, prima di Natale, fino ad allora sono gradite segnalazioni di studenti italiani lavoratori, studenti atleti lavoratori. E io aggiungo, mi permetto di aggiungere, con l'ordine al pensiero, non so se tutti riescono a leggere, lo leggo io mi ritengo soddisfatto quando vedo i tifosi felici. Per questo cerco di farti divertire la domenica, offrendo un particolare tipo di gioco, dove una sconfitta non corrisponde ad un'umiliazione. Ciò che ti gratifica è la stima e l'affetto della gente. Questo qui, mi dispiace dirlo, questo non c'è più, questo signore, si chiamava Paolo Lazzotti. Dico, mi dispiace doverlo segnalare, perché Paolo Lazzotti è morto poco, un paio di mesi fa, credo, non gli è stato dedicato neanche un minuto, nessuno si offenda, allo stadio. Cioè Paolo Lazzotti è il numero 10 del Foggia. Sì, è una di quei giocatori che faceva parte del primo Foggia in Meriano, che faceva e dei tre gol fatti all'Inter nel 64, 65, mitica vittoria 3-2, il primo è di Paolo Lazzotti. Paolo Lazzotti, ripeto, non è stato ricordato allo stadio, qualche trafiletto sui giornali ho detto, e qualche anno fa in Abruzzo ero col fratello del dottor Galasso, ero andato a vedere una partita del Foggia, una cosa del genere, a fianco a me trovo un signore che dall'accento lombardo faceva il tifo per il Foggia, all'intervallo non ho resistito, ho detto scusi ma vedi Paolo Lazzotti, che ci fa? Beh, io vivo a Brescia, però faccio come mestiere industriale, giro l'Italia, però quando vedo che c'è il Foggia nei paraggi di dove mi trovo non resisto. Voglio dire, era rimasto attaccato a questa maglia, e chi ricorda la carriera di Paolo Lazzotti, è una di quelle carriere dove mai una voce sopra le righe, io interventi scorretti di Lazzotti non me ne ricordo. Era una persona da ammirare, qui abbiamo un targa per lui come per me alla carriera. C'è anche un suo ex compagno di squadra in sala, io spero non ti dispiaccia se ne abbiamo scelto solo uno. Tirando la sorte è venuto fuori. Cominciamo a consegnare qualche premio così e poi vediamo anche se Di Bari vuol dire qualcosa. Vabbè, certo. Allora, partiamo viene lui. Subito dico viene qui o ne lo portiamo? Vieni qua, bene. C'è scritto, lo leggo. Ricevere questo premio, perché comunque è una cosa speciale.
piacere anche per Maurizio, perché sempre sia stato un calciatore che in campo ha sempre dato tutto se stesso, rispettando l'avversario, perché poi alla fine la realtà sportiva, il fair play, questo diciamo il fair play in calcio è un discorso di codice d'onore portato avanti dalla FIFA proprio per la realtà nello sport e per far sì che ci sia non ci sia discriminazione verso diciamo qualsiasi tipo di discriminazione, quindi maggior ragione verso il discorso dei ragazzi di colore. Però comunque rispetto dell'avversario, realtà e cercare di evitare quando più possibile la violenza, che purtroppo nel calcio a volte, ma come anche negli altri sport si sviluppa. Quindi dobbiamo essere noi il primo esempio, il primo esempio, e quindi si cerca di fare il possibile. Questo è quello che ora cerchiamo di trasmettere ai giovani. Ovviamente Maurizio con i ragazzi, visto che almeno la direttiva del Foggia, io come direttore sportivo o comunque operatore nell'ambito del CIT, la cosa che cerchiamo di trasmettere è quella di rispetto, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, la grande realtà. Quindi speriamo di poter fare un buon lavoro per il futuro. Grazie ancora. Per esempio per Zeman viene a ritirare il premio un nostro nuovo socio, e lo ritira perché ha occasione di consegnarlo. Quindi invito Pino Esposto a ritirare il premio per il signor Zeman. Vuoi dire qualcosa, Pino? No, ho anticipato questo fatto per fargli presente che siamo ancora con lui, anche se io condivido meno in questo momento un certo atteggiamento, però il ricordo mi porta ai 20 anni passati, 20 anni fa, quando in collaborazione con Pavone, Casillo, chiunque c'è stato in quel periodo, e ribadisco anche il caro Maurizio Rispoli nella squadra, ci hanno dato belle soddisfazioni. Quindi con una mano porgerò questo riconoscimento della nostra associazione, con l'altra mi ritirerò perché amo meno il Pescara, non lo nego, lo dico, e faccio una lotta con me. Questo è un torneo che si svolge a Santa Catarina. Ci ha incuriosito perché partecipano 7 comuni dell'Appennino d'Auno e si gioca in un torneo di calcio a 5 in questa palestra, quindi un calcio a 5 in due, organizzato a mio modesto avviso magnificamente, e ha anche un sito internet dove si possono seguire i risultati, la classifica, i marcatori, eccetera. Tra il sito è Sport Piccoli Comuni, se qualcuno desiderasse guardarlo, e c'è una classifica, la classifica del fair play. Questo mi ha incuriosito e abbiamo qui stasera un giocatore che è il capolista di questa classifica, no, aspetta, ed è Francesco Gringoli. Questa è sempre la palestra è capace anche di 400 posti. Allora è molto sentito, per cui in questo torneo si gioca sempre a Sant'Agata, però arrivano le squadre dei paesi limitrofi, arrivano molto ben accompagnate. Eccolo qui Gringoli, ed è tra i nostri ospiti. Abbiamo inteso premiarlo perché è raro vedere classifica del fair play. Ora voi immaginate un calcio a 5 proprio veloce. E voglio dire, riuscire a essere, perché in Sant'Agata credo sia anche il primo in classifica dopo un punto. Adesso sì. Sì. E allora voglio dire, essere in testa, ed essere in testa in classifica, anche nella classifica, sempre mi sembra una cosa da apprezzare.
Però io devo segnalare, a parte Grimboli, che invito qui per venire a ritirare questa targa, devo segnalare l'organizzatore, perché l'organizzatore che prevede un premio al fair play, insomma, non è da poco, e poiché è anche un bravo organizzatore, ed è magnifico che è andato via, è accompagnato Grimboli e però doveva andare via. Quindi ci tenevo a dire, insomma, che il premio lo condividerei con Magnifico, se non ti offendo. No, assolutamente, metà per te, metà per Magnifico. Grazie a tutti. Allora, la carrellata qui, bambino, farò breve, tra un po' mangiamo qualcosa. Oh, qui abbiamo anche di lì. Allora, questa è una cosa che un po' mi fa soffrire. Vediamo. Carmine, Paolo, sono solo dei simboli. Mi sono piaciuti perché sono due ragazzi in genere corretti, oltre che bravi. Come esempio di fair play, volete sapere perché li ho scelti? Questo giovanotto nero, con l'allenatore che c'era prima di Singara, non ha fatto neanche un minuto, non so neanche se è stato mai convocato in panchina. Qualsiasi cosa gli fai fare, te la fa in silenzio, non protesta mai, non dice, fa il capo avanti e indietro. Se il Foggia oggi non è qui, la coppia è di Gardino. Perché il Foggia va a giocare alla Spezia, perché Gardino un giorno in una partita fa il sesto gol, in una partita vinta 6-1, e con quella differenza lì il Foggia è andato avanti in Coppa Italia, quindi la coppa è sua, e gli diamo pure il premio. Noi siamo generosi, perché è simpatico. Stringare, secondo me, è arrivato in una, come tutti gli allenatori che si inventano, sembrato, Sabigliano, dovrebbe sempre se sbaglio, non gli spiace, ridare serenità a questo ambiente. Questa serenità che ha ridato e l'equilibrio che ha dato alla squadra, ci è sembrato, oltre il capo dell'uomo, che praticamente io mi sono permesso di disturbare in questo ristorante per un paio di volte, insomma, lui garbatamente per dare una soffuggiata a qualche voi, sto mangiando, mette più voce, si è asciugato la bocca del tovagliolo, è venuto, mi dica, salve, può fare un premio per play, mi piace la cosa, sono stato già a campana con ogni tempo, ho fatto questa cosa, mi piacerebbe, però poi venuto fuori che il Foggia partiva. E lì ci siamo un po' complicati, però abbiamo il piacere di avere con noi lo dispone. Se a lui non dispiace, a noi lo dispone, va bene quanto striga. E quindi a questo punto consegnerei questi tre premi, con gli spoti per Stringare, prima per Stringare, non lo so come andrà a finire, però potrebbe. Buonasera a tutti. Visto che si parlava di Zeman, io mi considero un zemaniano. Sono stato sempre un giocatore molto corretto in campo. Infatti nella mia carriera, specialmente con Zeman, sono stato espulso pochissime volte, solo per somma di ammonizione. Però posso dire che in campo tante volte bisogna extra per gestire le partite. E questo Zeman non lo accettavo, però vincere delle partite 4-1 come Bergamo, pensare sempre ad andare all'attacco per far divertire la gente, io penso che ogni tanto bisogna pensare anche ai propri tifosi. No, io mi considero un zemaniano, tante volte parlavo nello spogliatoio con lui, dicevo una partita vinta, diceva 4-1. È bello saper gestire anche il risultato, penso che gli altri lo fanno, ci vedono più perché non lo faccio noi. Testatura, non riesce a farlo. Ma infatti secondo me lui è un grande allenatore, non è uno dei più grandi, solo un grande, proprio per questo motivo, perché ha anche dei limiti. Però di te non posso dire che ce n'è solo uno, perché può solo insegnare non solo come si vive, come si diventa calciatore, ma anche ci insegna anche a vivere come uomo. Grazie a tutti. Allora, Pepe per Cardini.
Pepe, se vuoi dire qualcosa, il microfono è lì, se hai piacere. Aspetta, che non c'era più. Credo che ciò che c'era da dire sulla correttezza in campo, mi ha detto tutto lui, no? Cosa aggiunge? Non c'è da Prima di iniziare la serata avevo chiesto a questi due giovanotti, dico, ma il fair play è una cosa che, di cui vi capita di parlarne? Dice sì, però forse non troppo. Niente. Io quello che chiedo ai miei ragazzi, visto che almeno sono uno che avete giovani, chiedo sempre che la cosa più importante non è il risultato. Cioè, perché la maggior parte del settore giovanile pensano solo a vincere, perché ognuno deve dimostrare quanto è bravo. Questo per quanto riguarda l'allenatore. Io invece dico sempre ai miei ragazzi che la cosa più importante è la crescita, viene prima del risultato, la correttezza. Ah, c'era di Napoli, però. E vabbè, di Napoli glielo diamo al tavolo dopo, lui è un ragazzo schivo. Grazie dell'invito, grazie a Bruno, a Lucio, per avermi dato questa possibilità, e complimenti a chi è stato ovviamente premiato. Ci sono tanti amici qui in questa sala. Io ho 48 anni e ho avuto la fortuna di fare un po' di calcio giovanile molti anni fa, diciamo anche una quarantina di anni fa, quando proprio si comincia a tirare qualche calcio al pallone. E nella mia vita ho avuto la fortuna soprattutto di incontrare, come dire, degli educatori più che degli allenatori. Facevo il chirichetto e giocavo nella squadra del San Ciro, della parrocchia del San Ciro, con all'epoca c'era il maresciallo Lino Venturino, a cui oggi giustamente è stato dedicato un torneo giovanile. E ricordo, si preparava al campionato, all'epoca le squadre non avevano la possibilità di comprare le mute, le divise, e ricordo che quella bravissima persona che era il vecchio magazziniere del Foggia, Luigi Bruno, ci regalava, no, quando la prima squadra cambiava la divisa, regalava alle squadre parrocchiali appunto le magliette già usate dai giocatori della prima squadra. Io ricordo con grande, come dire, commozione, una maglietta che Foggia usava negli allenamenti, era verde, tutta verde, con i bordi rossoneri. Non si è più usata, si usava negli anni 60-70, forse mancava la ricorda. Però che cosa mi colpì all'epoca, quando iniziamo a giocare con la squadra del San Ciro? Il discorso, come dire, che si fa ai ragazzi dell'allora maresciallo Lino Venturino. Noi, a proposito del collegamento col Perfei, noi puntiamo alla coppa disciplina. Prima non si diceva, no? Dobbiamo usare il fair play, dobbiamo rispettare la coppa disciplina, quello è il nostro obiettivo. Fece un po' di carriera, un portiere, come dire, discreto, e andai a giocare con Enzo Maiorano e con la Cosmano, piccolo salto di, come dire, di categoria. Il discorso che ricordo che ci fece la buon'anima di Mimì Cosmano, sono tre uomini a cui la città dovrebbe dedicare come minimo una strada. Beh, forse il Panaco dovrebbe prendere questa iniziativa. Enzo Maiorano, no, non si è concretizzata. Ah, forse no, ho capito, ti darò notizie. E anche Lino Venturino. E il discorso di Cosmano, noi punti, la Cosmano è una squadra che vinceva, perché giocava bene, aveva dei bei ragazzi. Però il discorso inaugurale, il primo discorso, noi puntiamo alla coppa disciplina. Ricordo queste cose per trasmettergli anche, come dire, uno stato d'animo, che non c'era bisogno di prendere i codici, no? All'epoca bisognava rispettare a prescindere l'atleta, l'arbitro, le decisioni dell'arbitro, il compagno di squadra, le decisioni dell'allenatore. Quindi questo richiamo alla coppa disciplina era per noi anche, come dire, un insegnamento dei compagni di squadra, avversari, altri spettatori, accettare la sconfitta con dignità, rifiutare corruzione, doping, ingrattismo, violenza, fare tante partite per donare l'incasso a coloro che ne hanno bisogno, credo che sia una cosa per fuori dal mondo, aiutare gatti a resistere ai tentativi di corruzione, denunciare coloro che tentano di sfidare lo sport, non insultare gli avversari per diversità di colore, onorare coloro che difendono la buona reputazione dello sport.
credo che siano, come dire, punti che non riescono ad essere centrati. Pensate che oggi, purtroppo anche per colpa dei giornalisti da Daspo, ci sono le telecronache a pagamento con i giornalisti che fanno il tifo per le squadre a cui uno si è abbonato. Ma soprattutto rispetto ad una questione che ha ripreso Maurizio Codisponi, ed è un dato, come dire, allarmante, soltanto per la Campania delle oltre 2.000 aggressioni agli arbitri nell'arco di un anno, quasi il 60% sono nelle partite giovanili. Perché è vero quello che hai detto tu, Maurizio, io ricordo un Taranto-Foggia in campionato primavera, quando voi eravate in Serie A e quindi il Foggia doveva per forza fare la primavera, l'allenatore del Taranto, si chiamava Cannata, si giocava a Florio, che incitava i suoi a spezzare le gambe agli avversari, e noi restammo così, perché andavamo a vedere anche le partite attorno. Non dimenticherò mai quello, era un pisano, un toscano, sicuramente di più, Cannata, spezzagli le gambe, fermalo, quindi che insegnamento. È chiaro che poi se hai i genitori da curva sud, tutto l'impalcatura e tutto lo sforzo del banco va a farsi benedire. Bisogna ricominciare da capo, io credo che ci sia ancora tanta strada da fare. Grazie a voi. Allora, accetto il premio come tifoso, però voglio correggere la politica di poeti, in realtà non so come estensore diverso. Siccome l'amico Lucio ha citato l'episodio di domenica scorsa, dell'epoca della gradinata in tribuna ovest, tornando a Benevento in teatro, ho scritto questo sonetto che Fede Rossonera ieri ha pubblicato. Lo leggo perché a memoria non lo ricordo. Nessuna parola. La sindrome del due. Dall'alto della sua nobiltà gli piace dirti a forza son pezzenti, parole in libertà e impertinenti che al mittente vanno ribaltate. Le gradinate vanno sgomberate per la carenza degli adempimenti e son pronte per voi, tifosi utenti, sedioline celesti ed incrostate. Tribuna ovest, da tempo negletta, non però dei pacifici piccioni e di loro i sedili fanno incetta. Come erano belli quei ruidi gradoni, garantire un minimo decoro non avrebbe richiesto un gran tesoro. Ma la pillola in d'oro, sei da solo un'idea bislacca per ricordare che siamo nella cacca. Finito, va bene. Non fate come va bene, va bene. Comunque una cosa molto simpatica l'ha detta Filippo Santillano quando ha ricordato la Coppa Disciplina. Ecco, quella era si assegnava alla squadra che riusciva ad avere meno ammunizioni, meno espulsioni, il comportamento più corretto, e quindi questo, diciamo, a questo dobbiamo ispirarci. E noi che un tempo, capito, vivevamo lo sport così, con più gioia, con meno interessi, dovremmo aiutare più giovani a riprendere questo percorso, diciamo. Grazie a tutti.